il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Un po' di magia è quella che spera di riuscire a creare il professor Maggi, che ha convocato tutti i ragazzi per una lezione speciale sotto le stelle. Accomodatevi, bene, grazie. Collegiali, buonasera. 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 Ho voluto invitarvi a questa lezione congiunta perché, sapete, io sono convinto che prima o poi questa divisione della scuola media e dell'avviamento professionale sarà superata. Giusto. E allora ho voluto provare a tenervi tutti insieme. Bello. Siete contenti di questa idea? Sì, voglia. Bella idea. Bene. Innanzitutto le luci, l'ambientazione è un sacco carina e, non lo so, filosofica forse. Vorrei parlarvi di una storia che ha a che fare con il buio. Il vecchio e il mare. Ernest Hemingway. Qualcuno di voi conosce questo autore? Sì, ce l'ha parlato. Signorina Bazia, che cosa sa di Hemingway? Che è un autore americano, se non sbaglio, che è stato un soldato nella Seconda Guerra Mondiale. Ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale. Nato nel 1899, Ernest Hemingway iniziò la sua carriera letteraria nella Parigi degli anni 20. Per me era solo un uomo che amava la vita e che sapeva camminare al fianco della morte. Sapeva che sono due cose che vanno di pari passo. I suoi primi romanzi furono subito un successo. Ma è con Il vecchio e il mare che si portò a casa il premio Nobel per la letteratura nel 54. E come se non bastasse, nel 58 sbancò al botteghino il film tratto dal romanzo con protagonista Spencer Tracy. La storia, ricca di temi che ossessionavano l'autore come la morte, il dolore e la solitudine, racconta di un vecchio pescatore che dopo 84 giorni riesce finalmente a pescare un gigantesco pesce spada, che viene, ahimè, divorato dagli squali sulla via del ritorno a riva. Durante la notte, gli squali azzannarono la carcassa come si possono raccogliere le briciole sulla tavola. Il vecchio non vi badò e non badò a nulla fuori che al timone. Notò soltanto come navigava leggera e bene la barca, adesso che non aveva quel gran peso accanto. Molto bene, signor Patanè. Bravo, bravo, Patanè ha letto proprio bene. Vorrei chiedervi una cosa. Che cosa pensate di questo vecchio? Che effetto vi ha fatto ascoltare questo brano? Signorina Nobili. A me dispiace tantissimo per il vecchio, perché lui si è impegnato tantissimo per proteggere il pesce spada, perché ne aveva bisogno, una sua necessità. Ha fatto tutto questo, l'ha protetto, e poi non gli è rimasto più niente. Quindi penso che sia stata una sensazione di vuoto. Il vuoto, esattamente questo. Vi è mai capitato di sentirvi soli, abbandonati, in un mondo in cui nessuno vi riesce e vi può aiutare?